anche questa. Questo invece non c'è, non c'è biscotti. Ah sì, c'è biscotti anche questo. Non sai neanche quello che c'è di biscotti. Ascolta, dobbiamo prendere il volo per te. No, 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 no. Che giorno? Tiratele fuori della testa, Davide. Guarda, mi spiace, ma io sull'aereo non vado. No. Ma mi vuoi far morire? Ma ha detto che ho parlato col capitano dell'aereo. Ecco, sì. Ha detto se sale la Luigina può sedersi qua di fianco a me davanti. Sì, magari. Così non soffre, vede tutto il panorama. E quando arriva a Ibiza decide lei dove parcheggiare. Ti fa anche guidare. Mi spiace dirti di no, ma io no, sull'aereo non vado per tanti motivi. Non vuoi provare una cosa nuova? No, grazie. No. Allora, grazie. Io ti hanno detto che tutti quelli che vanno sull'aereo, beh, non so se è vero, io veramente non so, però fa passare tutto il male alle ginocchia di tutte le persone che salgono. Ah, io stamattina ce l'ho detto col dottore. Che ho, sì. E ho scritto, aspetti, ho proprio sentito che ha scritto. Sai cos'è? Magari lui non lo sa, però chi va a Ibiza con l'aereo, le ginocchia, uno aveva malissimo, uno dei tempi. Cambiare aria fa bene, però... Gli è passato tutto il male. Ma... Basta biscotti, sono qua alla palestra. È passato tutto il male. Va bene, non fa niente. Ma no, io, Davide, io non ti aspetto qui, faccio tutto quello che voglio qui, però qui a casa mia. Non fa niente. Ma non è per... Davide, fa il bravo. Fa il bravo perché a me... No, io voglio stare coi piedi per terra. Sono più sicura. Mi scoppia il cuore. Poi se dici che io posso, col mio telefono... a telefonarti, però sei te che devi, perché io come faccio a sapere che posso telefonarti, magari sei in un posto che non puoi, è in guaio. Cioè, è ora di fare qualcosa, facciamo un buco nel muro? Ma lì